Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Finalmente nuovo video vlog chiacchiericcio. Allora, dunque, questo video vuole essere fatto per fare una bella chiacchierata insieme a voi, ma non solo, anche per fare il letto con voi. Mi devo sistemare la mia camera, ma lo farò insieme a voi. E vabbè, tra poco dovrò uscire perché devo andare a prendere delle cose in un negozio qua di sotto casa, cioè andando a pochi passi da casa, cioè andando a pochi passi da casa mia. E niente, scusate se tremate, ma siete in una posizione un po' provvisoria. E poi vi metterò da che parte. Allora ragazze mie, niente, io adesso tra poco, sì lo so, da questa parte avete letto disfatto perché appunto devo fare il letto. E per fare il letto mi devo trovare una sistemazione, non ho idea ancora di quale, ma ve la troverò, se no non so come fare, boh. Ragazze mie e ragazzi miei, allora, dunque, come sto? Sto benino, come vedete sono bella truccata. Aspettate, tolgo gli occhiali e mi faccio vedere tutta la mia, vabbè, questi lì, questi riccioli che tanto spuntano dal nulla. Vabbè, questi sono i... Ops, sta scaricando la batteria. Adesso se lo metto a caricare perché così almeno non si scarica. Allora, ragazze mie, questo è il mio trucco di oggi, fatta la buona, diciamo. E, mascara, correttore, una bella dose di correttore. E, vabbè, dopo vi dico tutto quello che ho combinato. E, correttore infallibile L'Oreal, poi cipria, oggi l'ho saltata. E, aspetta che mi metto gli occhiali, ok, senza che devo sfasciare del tutto. Allora, mascara, niente cipria, solo bronzer e illuminante, altro niente, un po' di rossetto della Yves Rocher, quello rosso che avevo l'altra volta, che l'ho mischiato a un altro lip gloss della Chiara Ferragni, e niente, quello che sarebbe, quale sarebbe? Labello lip gloss crayon, come si chiama lui, non lo so, quello lì comunque. E niente ragazze, adesso io vi appoggio da qualche parte perché sto guardando di sotto perché mi devo appoggiare. E ci vediamo dopo, dai. Speriamo bene. Mamma mia, ragazze. Ecco qua. No, questa non ci fa niente. Allora, vediamo se mi riesce. Non vedrete niente, però almeno sentite che sto... No, non aspettate. Voglio sistemare meglio, ok. Voglio sistemare. Oddio, che botta che sento. Vabbè. Ok. Understand with you, thought it would last forever. Oh, you should have loved me better, should have loved me better, cause we might still be together. Become blue. Oh, so I
could do now you're in my rear view. Yeah. Oh. Has it known always been this wrong or this bad? But after some time, I realized and I were in the match. You should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be together. Before we split up, when the moon started to become blue, oh, so I surrendered, cause I couldn't see things getting better, no, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, did what I could do, now you're in my... Prendo, nel senso che... Io eravate appoggiato in una maniera un po' insolita, ma vabbè, dettagli. Allora, ora il mio letto ve l'ho fatto, come potete ben vedere non è più sconcio come prima. Sì, lo so, avete visto che non ho scosso le lenzuola, scuotuto anche no? Non ho scuotuto le lenzuola, scuotuto non so se si termine idoneo a quello che... vabbè, non ho scosso le lenzuola e quindi scuotuto non si può sentire. Vabbè. Ci siamo capiti comunque, non ho sbattuto le lenzuola per farle un po' arieggiare, però almeno sono riuscita a far prendere un po' d'aria poco fa la stanza. Voi direte perché la camera non è bella arieggiata già mentre facevo il letto? E lo so, avete ragione, però l'ho già fatta arieggiare prima, poi non voglio prendere un bel malanno anche se non c'è tanto caldo. Non c'è tanto freddo, perché oggi qui a Palau dovete sapere che fa una bella giornata. È vero, non ho nessuna scusa per fare questo. Scusate se guardo di là, ma mi arrivano le notifiche sul telefono, quindi vabbè, no comment. Vi stavo dicendo, non è una bella giornata, è una bellissima giornata di sole e si stanno cominciando a fare belle giornate, quindi ecco perché trovo sempre delle scuse per non aprire la finestra. Anzi, la apro solo quando non sto registrando, chissà per quale motivo, però vabbè, dettagli. E niente, adesso io sistemo il mio pigiama che sta di là. Vedete dove sta? Sta qua. Qui. Questa da questa parte. E niente ragazzi, io adesso provo a farvi vedere i prodotti che ho utilizzato per questo trucco leggero e semplice. Che io tanto leggero non lo vedo, però quelli sono dettagli. E ci vediamo dopo. Anzi no, non voglio stoppare. Voglio lasciare tutto il video così com'è. Se stoppo è troppo. Cioè, se stoppo, che succede? Che vi stufate, quindi aspettate un secondo. Allora. Allora, eccomi qua, ci sono. Mi sa che mi devo mettere in modalità... Come dire, in modalità... Non lo so, mi devo abbassare perché se non mi vedete. Allora, eccomi qua. Ci sono, ci sono. Dunque, sì, lo so, il telefono non è al massimo come è messo, quindi ti devo mettere in una posizione che mi possiate vedere bene. Allora. Aspettate un secondo. Ecco qua, e lo so, siete messi in una maniera bruttissima, è orribile, oscena, ma non so come farvi vedere le cose, se no. Allora, qua ho utilizzato, prima cosa, il burro cacao che c'è in borsa, la borsa di là, mi viene male a prenderla. Allora, voglio fare tutto di corsa, ma come sotto il video diventerà lungo una quaresima. Allora, L'Oreal infallibile. 327 cashmere, vedete? Cioè, non si vedrà mai una fava per dettagli.
E poi, che mi sta piacendo perché è la verità, è bello. Allora, poi, cosa ho utilizzato? La cipria, ho detto prima che non l'ho utilizzata, quindi non so perché non la sto portando avanti. Vabbè, vedete che c'è anche il bucone, il buchino, quello, vabbè, minuscolo. Poi, ho utilizzato in primis al posto della cipria questo qua, questo bronzer, vedete? È molto buono e ce n'è quasi che siamo agli sgoccioli, quindi top, mi piace. E tra l'altro è colore d'addio, bellissimo. Come ultimo, ma non per importanza, ho utilizzato allora l'illuminante di Make Up Revolution, questo qua che è top, meraviglioso. Aspetta un secondo perché vabbè. Mi vedo un po' l'ombreggiatura tutta, io non so perché, vabbè, niente. Sì, mi vedo tutta opaca nella telecamera, non capisco il perché. Aspetta un secondo, voglio vedere se pulendola senza fare troppi casini ci riesco o meno. Non voglio chiudere la telecamera, è brutta vedere così però. Ok, ora mi vedete meno opaca, anzi. Si spera che mi vedete meno opaca. Allora, poi cosa ho utilizzato? L'illuminante, sì. Lo lascio perdere perché non. Ah, sì, il mascara. Prima, dopodiché, l'ultimo step ho usato il burro cacao che ho tolto per idratare bene bene le labbra. Poi ho utilizzato il mascara, questo della Rimmel, questo qua. Non so come si possa vedere perché. Sto girando con la telecamera frontale, sto registrando, ecco qua. Penso tutti registrano con la telecamera frontale, questo qua, questo. E poi il rossetto della Make Up Revolution, no, Make Up, il brochure, aspettate un secondo, se la trovo. Allora, dunque. Burro cacao Labro Sun, questo qui sarebbe questo. Poi in combo tutti e due questi ho utilizzato, voi direte che c'entra. Sì, ho fatto un mix, un remix con questo, un mix di colori. Allora, ho utilizzato. Perché si vede così? Boh. Non lo so perché fa così. Aspettate un secondo, perché così non è possibile. Ops. Allora. Vediamo, forse così è meglio. Questo si è rimetto a posto. Questi lo stesso. Ho fatto una bella passata di mascara comunque. E ho utilizzato sia questi che questo della Chiara Ferragni, il labello top. Mi è piaciuto un botto. Vedete? Questo è della Yves Rocher. E ha un bellissimo colore, bellissimo. Mi piace matti. Non lo utilizzo sempre perché anche se non sarebbe bello dare troppo all'occhio, ma chi se ne frega, a me il rosso piace, perciò lo utilizzo. Aspettate ragazze, che mi metto più comoda. Ok, questo è il logo di Yves Rocher, vedete? Non so come si possa mai vedere, però è questo. Niente ragazze, questo era tutto. Vi faccio vedere il mio outfit tra poco. Aspettate un secondo. Allora, il mio outfit, oddio che brutto vedersi queste robe qua, aspettate. E lo cestino. Dove l'ho messo il mio cestino? Che schifo. Allora, ora stacco qua. E vi faccio vedere il mio outfit, che non è nulla di che, però tanto vabbè, prima o poi devo uscire, quindi ci vediamo dopo per il cambio di. Come si chiama? Non mi rammente. Outfit. Cambio camera, ci vediamo dopo. Oppure aspettate, ve lo faccio vedere. Stacco la batteria e ve lo faccio vedere così com'è. Allora, ho ancora le pantofole, quindi non fateci caso perché tanto quelle devo cambiare. Devo utilizzare questi pantaloni. Sì, ciao, stivali. Questi stivali qua. Sono bellissimi. Ci
si sono un po' usati, però raga, se le cose si devono usare, sennò che senso ha, vedete? Belli, vero? Sì, mi piacciono. Sono della Enval Soft, sono della Enval Soft, e poi ho questa maglia qua, che ce l'ho da quando mi sono fatta una bella doccia davanti ieri. E poi oggi invece mi sono messa a mettere sciacquate le ascelle, non potevo stare troppo puzzolente, ragazzi, devo dire la verità, mi sono risciacquata perché dovevo uscire a fare una commissione, no? E anche per una bella passeggiata che mi ha fatto risudare da capo, però vabbè, niente. Poi mi sono risciacquata le ascelle e ho rimesso questa maglia, che non è neanche, non mi ha fatto tanto sudare. Però me la sono risciacquata quando sono ritornata dalla passeggiata, perché io non so voi, ma ho il vizio che cammino troppo accelerata, sì, cammino accelerata con la camminata, non lo dite a nessuno, lì a camminare non ho dettagli e niente. Cosa dirvi? Non mi ricordo più. Ah sì, questi sono i miei pantaleggings, non so se si vedono. Aspettate un attimo, questi sono i miei pantaleggings e niente. I miei pantaleggings che li adoro da morire, vedete? Non so cosa si possa mai vedere, ma questi sono i miei preferiti da quando li ho acquistati al mercato di Palau. Che dire? 5 euro. Li ho pagati 5 euro. Sì? 5. E niente. Sono già 16 minuti che registro. Questa è la mia borsa, come noi americani. My purse. La mia borsa, bellissima. E la vorrei cambiare, ma non ci penso neanche. Piuttosto la cambio con un altro accessorio, ovvero accessorio con un'altra borsa. Al momento mi tengo questa, che è bella 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 bellissima questa, adoro. Già, ma adesso però la voglio mettere giù per terra perché è meglio così. E niente. Quindi, che dire, tra poco farò un altro video, poi lo pubblico, lo metto in privato e lo metterò, come dire, no, programmare non lo programmo mai, oddio, si sta sempre scaricando sto coso. Voi forse non avete visto che si sta scaricando, ma io ho visto lo sfumare della telecamera, si era un po' sfocata, perché, non voi no, però io l'ho vista. Vabbè, a parte questi preamboli che non ce ne frega niente a noi, però vabbè, io lo dico perché se voi dite ma perché metti il dito in mezzo? Perché c'era la batteria che si sta scaricando. Vabbè, poco importa, adesso io vado... Chi ne sono? Non lo vedo da qua, vabbè. Sarà passato qualche secondo, qualche ora? Non lo so, non voglio dire stupidate, non voglio parlare a bambera, anche se lo faccio quasi sempre nei miei video, e noi ci si vede, non lo so quando e a che ora ci si vede, ma sto video, appunto, tutti i video ho deciso, ma come cacchio parlo, ho deciso di voler pubblicare tutti i miei video, di pubblicare tutti i miei video piano piano, e a seconda di quando ne ho voglia me la sento. E poi cos'altro devo fare? Ah sì, devo come dire, sì, insomma, pubblicare i miei video piano piano, e poi sì, sempre ripeti, sembra un disco rotto, non riesco a dire cosa, non mi ricordo cosa devo fare altro. Ah sì, li pubblico, ma prima di pubblicare li metto tutti in privato, perché programmarli, ragazzi, mi viene male, ve ne sarete già andati di sicuro, però pazienza, ragazzi, chi mi vuole mi guarda, chi vuole bye bye, non so cosa dirvi, non importa. Le visual non sono una priorità per me, tanto ho capito che il mio canale non è YouTube, non è che è brutto, però dovrei variare con i contenuti, però mi piace fare sempre questi, che ci posso fare? Niente, ragazze mie. Beh, ciao.